Per Juventus Roma si sono consumate troppe parole, parole eccessive, parole pesanti, parole fuori luogo. Il calcio, come sappiamo, non è una scienza esatta e la bellezza è anche negli errori. Ci può essere l'errore del centravanti, l'errore del portiere e anche l'errore dell'arbitro. Una volta può essere a tuo favore, una volta contro. La Juventus ha vinto la sfida con la Roma 3-2. Rocchi ha sbagliato e da entrambe le parti e non arbitrerà più questa sfida di cartello, questo grande incontro. Ma perché non ragionare invece su altro? Ad esempio questa Juventus che è passata da Conte ad Allegri e continua a vincere, continua ad esprimere un buon gioco, continua ad essere leader del nostro campionato. E dobbiamo anche parlare della Roma, che è una grande rivale dei bianconeri. Ad esempio a me piace il gioco di Garcia e non ho niente da dire sul Totti giocatore, perché rappresenta una bandiera, rappresenta un modello. Oggi Juventus e Roma rappresentano la forza di un campionato italiano che non riesce ancora ad uscire dal dopo Brasile. Quella eliminazione doveva portare a una rinascita, a una nuova luce, invece tutto questo ancora non c'è stato e dispiace, perché siamo al tempo del buio più che del miele, però intanto godiamoci questa Juventus in testa alla classifica. Tevez, che è diventato ormai un personaggio internazionale sotto tutti i punti di vista, auguri a Conte, alla nazionale e a tutti i giocatori azzurri. Adesso a te Giancarla per Cuori Bianconeri.